L'essere umano è l'unica creatura che fa architettura, nel senso di modificare l'ambiente in cui vive per tre azioni: ricordare, celebrare, abitare. Come è iniziato il discorso di architettura? Con il doversi prendere cura dei resti dei propri cari, con le tombe. Adolf Loos, un architetto viennese che ha rivoluzionato il concetto di architettura tra 8 e 900, diceva che ogni volta che in un bosco si trova un tumulo, lo descriveva in altro modo, ma era un tumulo, lì siamo di fronte a un elemento di architettura. Il tumulo più grande e con maggiori anabolizzanti è la piramide del faraone, non è né più né meno che un tumulo esagerato. In mezzo c'è il discorso dei dolmen, cioè il trilite, sul quale poi viene posto del terreno per realizzare una collinetta artificiale. Tutte le piramidi che troviamo all'interno delle varie culture, le piramidi in Egitto, i templi nelle Americhe, le ziggurat, non sono altro che la forma basilare della costruzione, dell'edificazione. Non c'entrano niente gli alieni e, come canta Battiato, la sapienza dei popoli non viene dalle stelle, ma è semplicemente un atto che ognuno di voi, quando prepara una torta o una pasta in casa, fa sulla sua spianatoia, sul tavolo di cucina. Prende degli inerti e ne fa un mucchietto. Questo è il primo passo dell'architettura, fare un mucchietto di cose più o meno messe insieme ad arte. Il secondo passaggio è quello di prendere tre elementi di quel mucchietto, metterne due in verticale e uno in orizzontale, e si fa il portale o trilite. Alla base di tutta l'architettura antica c'è questa struttura molto semplice, che è realizzata da una serie di colonne che si va dal portale al porticato fino ad arrivare al momento in cui i romani inventano l'arco. L'arco permette di prendere degli elementi minuti di pietra o di mattoni e di poterli apparecchiare in strutture complesse e calcolate. Queste strutture hanno una risposta maggiore rispetto alle sollecitazioni esterne, che possono essere il vento, la neve e soprattutto i terremoti. Una struttura d'arco, una struttura cupola, possibilmente ben compatta, risponde molto meglio alle sollecitazioni di un sisma rispetto a un tempio che è fatto da elementi slegati tra di loro. Ha una sua conformazione massiccia. Altra invenzione, altra scoperta dei romani è stato il calcestruzzo, che è una miscela fatta con pozzolana e inerti, e il miglior esempio di ingegneria romana è il Pantheon, dove gli inerti della struttura si alleggeriscono man mano che la struttura sale. Passo successivo rispetto a questo, è l'architettura gotica. L'architettura gotica si occupa di fare un calcolo molto più articolato e di spostare la massa dell'edificato dal muro perimetrale, come nell'architettura romana, romanica, tutto quello che gli andava dietro, all'esterno, o meglio, di scomporre le forze che il peso stesso dell'edificio e le sollecitazioni esterne fanno sulla struttura. Quindi cosa succede? Il peso della volta viene portato verso il pilastro, e per evitare che il pilastro cada, i romani ci mettevano tanta massa intorno. I gotici prendono la massa e la spostano e fanno il pinacolo. Quindi il peso del pinacolo tira giù la massa che va a scaricarsi nelle fondazioni. Il passo successivo di evoluzione della costruzione è quando nel Settecento si inventa il cemento armato, prima per fare i vasi e poi per fare le case. Col cemento armato si realizza un materiale
che permette, come nell'architettura gotica, di alleggerire le pareti e trasformare la nuova architettura in un'architettura di trasparenza e di luce e di organicità della forma. Tanto organica che c'è un tipo di architettura che viene definita proprio così, l'architettura organica, il cui culmine, se si può utilizzare questo termine oramai passato di moda, non ci sono culmini, c'è tutto un amalgamio di forme e di interpretazioni delle arti dell'architettura, il cui culmine, ne dicevo, o meglio, il cui manifesto è il Guggenheim Museum di Frank Lloyd Wright. E poi c'è in mezzo, mentre si sperimentava l'architettura in cemento armato, l'architettura in ferro. L'architettura in ferro viene rappresentata da quella torre di estrazione del petrolio, che altro non è che la Torre Eiffel, che meravigliò le cronache perché tutti i pezzi si andavano a collegare e posizionare alla perfezione. Questa cosa lasciò molto stupite le cronache e lasciò molto deluso Victor Hugo. Diceva che il miglior posto per vedere Parigi era in cima alla Torre Eiffel, in maniera tale da non vedere quella cosa orrenda. Quello che per noi è un simbolo di Parigi, per alcuni contemporanei che non riconoscevano in quell'edificio strutturalmente manifesto un'opera di bellezza. Come dice il detto, la bellezza è negli occhi di chi guarda, o meglio, è negli occhi di chi capisce. Ci vediamo alla prossima volta.